Ci troviamo all'interno dell'area produttiva della Becromal, un'azienda del gruppo TDK. L'azienda produce nastro d'alluminio utilizzato a sua volta per la produzione di condensatori elettrolitici. Becromal ha deciso di investire nell'installazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia termica ed elettrica, impiegata all'interno dei propri processi produttivi. Una scelta che si è rivelata vincente, tanto che l'azienda ha deciso di investire in un ulteriore impianto di cogenerazione in costruzione proprio in questo periodo. La nostra azienda ha deciso di installare un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica perché in questi ultimi anni ha posto la sua attenzione sul risparmio energetico, sull'ambiente e sull'ottimizzazione dei suoi processi. L'installazione di un impianto di cogenerazione concilia tutti questi argomenti perché ci permette di essere più competitivi sul mercato e quindi rappresenta un punto di forza per Becromal. L'impianto di cogenerazione per Becromal rappresenta un'applicazione modello. Il nostro processo è un processo elettrochimico dove noi andiamo a produrre nastro d'alluminio che viene utilizzato all'interno dei condensatori elettrici. Questo processo, essendo un processo elettrochimico, necessita un forte utilizzo di energia elettrica e un forte utilizzo di energia termica. Per cui l'impianto di cogenerazione concilia queste due cose e ci permette di sfruttare appieno ciò che viene prodotto. Come dicevamo prima, il nostro processo è un processo elettrochimico e quindi ha forte necessità sia di energia elettrica che di energia termica. L'energia elettrica viene sfruttata al 100% nel processo elettrochimico, l'energia termica viene sfruttata sotto forma di acqua calda e di olio diatermico. Attualmente l'impianto in funzione ci permette di coprire solamente il 60% del fabbisogno elettrico, mentre invece il 40% del fabbisogno termico. Per questo motivo siamo in fase di installazione di un secondo impianto che andrà a utilizzare tutta l'energia elettrica prodotta e andrà a compensare la mancanza di energia termica sotto forma di olio diatermico. L'impianto è integrato alla perfezione perché si trova all'interno del nostro sito produttivo e si interfaccia senza nessun problema con il nostro circuito di acqua calda e con il nostro impianto elettrico. Il nuovo impianto di cogenerazione, che è in fase di installazione, invece si integrerà sul nostro circuito di olio diatermico. Entrambi gli impianti, una volta funzionanti, saranno in grado di coprire il 100% del nostro fabbisogno elettrico e del nostro fabbisogno termico. Dal punto di vista economico, l'installazione del primo cogeneratore ci ha permesso di ridurre il costo dell'energia elettrica di circa il 30% rispetto al costo di mercato. Con l'installazione del secondo impianto di cogenerazione, il costo dell'energia elettrica si potrà considerare praticamente dimezzato per Becromal. Dal punto di vista ambientale, Becromal si trova in area critica, zona di Milano, dove i limiti di emissione in aria sono particolarmente restrittivi. Sotto questo punto di vista, l'impianto installato soddisfa ampiamente quelli che sono requisiti imposti dalla normativa. Altro aspetto legato all'impatto ambientale, l'installazione di un impianto di cogenerazione ci ha permesso di fermare le vecchie caldaie di produzione dell'acqua calda e l'installazione del nuovo impianto ci permetterà di fermare anche la caldaia d'olio diatermico e questo a livello di impatto ambientale sicuramente ci darà un notevole improvement.